Buongiorno bambini, buongiorno Poldo, buongiorno amici, oggi sono molto in forma, mi sento pieno di energie, yeah! Va bene, ci fa molto piacere che tu sia pieno di energie, Poldo. Allora, titolo e sigla, vai! Signore e signori, bambini di tutto il mondo, zii, nonni, cani, gatti. Vabbè, Poldo, stringi un attimo. Va bene, oggi la storia che vi leggerà la nostra amica Elisabetta si intitola La brutta addormentata. Poldo, non è la brutta addormentata. Bambini, diteglielo voi. Ecco, la bella addormentata. Sì, ho sbagliato, è la bella addormentata del bosco. Bravissimo. E allora iniziamo. Eccolo lì, Lucco non balzo è già qui, con le sue storie, mille avventure. Chissà, chissà, chissà cosa accadrà. C'era una volta un antico regno dove vivevano un re e una regina che erano molto tristi perché non avevano figli. Finalmente però nacque una bambina. Evviva! Uè, 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 uè! Oh, Poldo, no, dai! Scusami, sto recitando io, eh! Va bene. Il re e la regina erano felici e chiesero a tutte le fate del regno di fare da madrine alla piccola principessa. Dopo il banchetto, le fate stavano per donare alla bimba ognuno una virtù. Cosa vuol dire virtù? Virtù significa qualità, pregio. Ah, va bene, io ne ho tantissime di virtù. Sì, lo sappiamo che tu sei meraviglioso, Poldo, ce lo ricordi sempre. Quando comparve Fata Corvina, una vecchia fata di cui nessuno si ricordava. Furiosa per non essere stata invitata, la vecchia fata volle vendicarsi. Fata Fiordaliso, però, che le si trovava accanto, capì quello che l'altra intendeva fare e si preparò a parare il colpo. Brava Fata Fiordaliso, bravissima, siamo tutti con te. Fata Fiordaliso, Fata Fiordaliso, Fata Fiordaliso. Molto calmo un attimo, dai. Le fate intorno alla culla cominciarono a offrire alla piccina i loro doni: bellezza, bontà e grazia. Ad un tratto si fece avanti Fata Corvina e si pronunciò. La principessa si pungerà con un fuso e morirà. Quelle parole atterrirono tutti, ma ecco che intervenì Fata Fiordaliso. Non posso cancellare la profezia di Corvina, disse ai sovrani, ma posso modificarla. Vostra figlia si pungerà con un fuso, ma invece di morire dormirà 100 anni. Come me, io ho 100 anni, lo sapete, bambini? Sì, è vero, bambini. Poldo ha 100 anni. Vuoi anche dirci quando è il tuo compleanno? Io sono nato il 1º gennaio, perché così l'anno inizia bene sempre. Vabbè, un po' presuntuoso, ma andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, la principessa la potrà risvegliare solamente il bacio di un principe. Il re proibì l'uso dei fusi in tutto il regno, ma un giorno di tanti anni dopo, la principessina, divenuta ormai una splendida fanciulla, girovagando per la reggia, giunse in una stanza dove viveva solitaria una vecchina che, ignara della proibizione, stava appunto filando. Incuriosita, la fanciulla prese il fuso e si punse. Ai, 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 che dolore! Ma Puldo, non ti sei punto tu? Fa niente, io recito, lo sai che sono bravissimo. Va bene, va bene. E cadde subito in un sonno profondo. Bambini, la profezia si era avverata. Desolati, i sovrani sistemarono la figlia nella stanza più bella della reggia e poi chiamarono Fata Fiordaliso. La fata partì immediatamente a bordo del suo carro di cristallo trainato da un drago e una volta giunta alla reggia preparò un incantesimo.
con un tocco della sua bacchetta magica, caddero tutti nel sonno più profondo, dai sovrani alle sguattere, dai cani alle formiche, dai soldati fino ai fabbri e ai maniscalchi. Poi fece crescere intorno al castello un bosco impenetrabile, fatto di terribili rovi spinosi, perché per 100 anni quel sonno non doveva essere disturbato. I 100 anni passarono, ed ecco che un giorno il principe di un regno vicino, andando a caccia, vide le torri del castello. Incuriosito, mise una mano alla spada per oltrepassare il muro di rovi, ma con stupore si accorse che si scostavano per lasciarlo passare, richiudendosi poi alle sue spalle. Cammina, cammina, arrivò al castello e rimase colpito dal fatto che i suoi abitanti fossero tutti addormentati. Salì le scale, percorse un lungo corridoio e si trovò davanti a una grande porta che, appena toccata, si spalancò. Davanti a lui dormiva su un letto d'oro la più bella delle principesse. Il principe se ne innamorò a prima vista e, avvicinandosi, la baciò. «Oh, mio principe!» Subito la fanciulla si svegliò e con lei tutto il castello. Pochi giorni dopo si celebrarono le nozze dei due giovani, che vissero sempre insieme, felici e contenti. No, ma bambini, si è addormentato. Poldo, Poldo, svegliati. Poldo! Uè, bello addormentato! Svegliati che dobbiamo salutare i bambini! Bambini, non c'è verso, non si vuole svegliare. Facciamo così, lo lascio dormire e vi saluto io. Ci vediamo alla prossima storia. Ciao bambini!